inevitabilmente chi proviene da un'area geografica differente si sposta portando, trasportando, veicolando agenti infettivi che sono rappresentativi della endemia dell'area da cui proviene. E siccome il viaggio del migrante è spesso un viaggio lungo e fatto di soste ripetute in diversi territori, non raramente non ci sono solo i microrganismi infettivi dell'area da cui proviene, ma anche dell'area in cui sosta durante il tragitto. Per cui dobbiamo tenere in conto che i flussi migratori portano alla nostra evidenza delle patologie infettive emergenti, che significa malattie infettive che prima nel nostro territorio non c'erano, o malattie infettive riemergenti, cioè malattie infettive che ci sono state in passato, che erano sopite e che si risvegliano ora, veicolate spesso dai flussi migratori. Una patologia infettiva riemergente è la tubercolosi. Queste malattie infettive nuove, emergenti o riemergenti, non sono però malattie infettive di cui dobbiamo temere la diffusione all'interno della popolazione. Mi riferisco alla tubercolosi. Noi vediamo tubercolosi che sono frequenti ma ristrette alla popolazione migrante. Non vediamo uno spostamento dell'infezione tubercolare alla popolazione autoctona. Le schistosomiasi, che sono una patologia nuova per noi, noi le troviamo nella popolazione migrante. Non abbiamo casi di malattie infettive schistosomiche nella popolazione autoctona. Quindi dobbiamo stare attenti, valutare, verificare, diagnosticare le malattie infettive nuove o riemergenti, ma non dobbiamo temere impatti o diffusione all'interno della popolazione. Dal punto di vista economico, per l'Organizzazione Sanitaria Nazionale, la situazione che lei ha appena rappresentato, che impatto ha? Indubbiamente un impatto c'è, perché alcune di queste malattie infettive, e torno sempre alla tubercolosi, sono malattie infettive che implicano cure prolungate, degenze prolungate e quindi un impegno anche di risorse. Alcune malattie infettive nuove o emergenti impegnano risorse diagnostiche, esami culturali o altro, quindi dobbiamo essere preparati a non lesinare risorse nella diagnostica delle malattie infettive nuove, dobbiamo essere preparati a non lesinare risorse nella gestione di malattie infettive riemergenti come la tubercolosi, perché lì c'è da lavorare lungamente. Immagini che una terapia di una malattia tubercolare si protrae per 6 o financo 9 mesi. Credo che questa sfida che all'infettivologo, al medico, al sistema sanitario propone la migrazione sia una sfida che al contrario consentirà di fare un training adeguato, per cui ci troverà ancora più pronti in eventualità infettivologiche anche di altro genere, con un impegno di risorse che c'è ma che non è straordinariamente di impatto